Nerio Alessandri, presidente fondatore di Tecnogym S.p.A. Questo aggeggio che si chiama Wellness Ball. Sì, la Wellness Ball. Quindi per lei andare oltre non è utilizzare la sedia di Vespa, ma usare il Wellness Ball. Ragazzi, bisogna vendere, bisogna vendere. Bisogna vendere. Ma è un aggeggio infernale questo. No, questa è la prima sedia attiva. Cioè, sedia attiva. Visto che bisogna muoversi, qui bisogna che stiamo seduti su una sedia attiva. No? Quindi questo è un esempio di innovazione. C'è una sedia, centinaia di anni che si può fare, questa diventa una nuova sedia che ti permette di avere la postura. Quindi questo è un piccolo esempio che anche in Italia si può fare. E l'ha detto Primo Santo, non facciamoci prendere dal complesso inferiorità, perché siamo i più bravi, siete i più bravi. Allora, cerchiamo anche di dimostrarlo con fatti, con cifre, con esperienze personali, perché ne sono convinto che siamo i più bravi. Purtroppo viviamo, diciamo, in un contesto... Certo. Infrastrutture, no, ma... politiche, giudiziarie, chiamiamo quello che vogliamo. No, molto, molto complicato. Si sente spesso dire che in Italia non si riesce a fare impresa. E poi, appunto, nascono i Nerio Alessandri, per citarne uno, ma ce ne sono tanti. Tantissimi. Ce ne sono tanti anche in questa sala. Allora, dov'è che si va a parare qua? Si può fare imprenditoria a prescindere dalla politica, per esempio, visto che abbiamo sentito parlare così in maniera... non proprio lusinghiera della politica. Prometto che non voglio parlare di politica, di politica, ne abbiamo già parlato abbastanza. Ma allora intanto dobbiamo avere le condizioni per continuare a sognare. Cioè un imprenditore se non sogna, cioè se non va oltre, perché sognare significa visione, significa andare oltre, ma se il clima del paese, il livello di fiducia non ci permette di sognare, non dico noi solo imprenditori, ma soprattutto i giovani, come facciamo a assumerci il rischio? Allora, il vero tema di un imprenditore è che rischia in proprio, cioè ci mette la sua faccia. Quindi per noi imprenditori è importantissimo avere fiducia, prima di tutto dei nostri collaboratori, del sistema paese, e quindi si può fare assolutamente. Quindi credo che in Italia abbiamo delle eccellenze incredibili in termini di competenze, in termini di creatività, in termini di risorse straordinarie, dobbiamo ritornare a sognare. Mi viene una battuta, mi scusi, lei dice dobbiamo sceglierci i collaboratori e il sistema paese. Possiamo sceglierci i collaboratori, ahimè oggi non possiamo sceglierci chi ci guida, chi guida il paese. Si vota da una parte e ci ritroviamo insieme a governare, per esempio. Quindi non è così facile scegliere sia i governatori che i collaboratori. Mi porti dalla politica. No. Ho detto che non voglio parlare. Allora, qui il problema vero è questo, che i politici non devono lavorare per i partiti, ma devono lavorare per il loro paese. I politici devono fare le riforme, non ricercare il consenso. Questo vale anche per noi imprenditori. Cioè oggi il grande tema è il cambiamento, cioè andare oltre significa cambiare, e significa cambiare anche in modo radicale, perché non è più possibile fare, il mondo è cambiato, è inutile parlare di crisi, non crisi. Quello che vedevamo nel 2007-2008 non tornerà più. Questa è la nuova normalità. Noi imprenditori dobbiamo in qualche modo saper gestire questa nuova normalità. E quindi significa cambiare. Cambiare significa disimparare un mestiere e rimpararne un altro. Quindi il vero analfabetismo non è saper leggere e saper scrivere, ma è saper disimparare un mestiere e saperne imparare uno nuovo. Questo vale per me, per noi imprenditori, vale soprattutto per i nostri collaboratori. Quindi il tema è uscire dal comfort zone, il tema è uscire da quello status quo che noi purtroppo, forse ci siamo un po' imborghesiti, diciamo la verità, quindi assumiamoci le nostre responsabilità, e probabilmente in questi 20 anni, 30, non abbiamo saputo cambiare, o non abbiamo forse più quella fame, non abbiamo avuto quella fame che invece i paesi emergenti o sistemi come appunto gli Stati Uniti hanno di meritocrazia. Quindi il tema qual è? È che noi imprenditori abbiamo delle straordinarie opportunità, dobbiamo fare leva sulle cose positive. Allora, siccome, come ha detto Santo Versace, come altri nostri colleghi qui presenti sanno benissimo, che abbiamo delle straordinarie situazioni, dico una per tutte in Italia, il sistema, chiamiamolo così, del turismo Italia.
dal patrimonio artistico a tutto quello che riguarda la cultura italiana. È uno straordinario tesoro che l'Italia ha, è come avere il petrolio sotto i piedi. Dobbiamo trovare il modo di fare le raffinerie e i pozzi, e questo sarebbe per l'Italia, un piccolo esempio, una straordinaria opportunità di crescita. Così tante altre situazioni. Cosa manca? Manca il sistema paese, manca la cultura, cioè in un'unica parola è cultura. Cioè il vero problema è la cultura. Questo paese, e ripeto, noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte, ha creato un sistema culturale che non proietta in avanti, non va oltre. Cioè, se devo portare un esempio pratico della mia azienda, io ho, come dire, inventato un motto che se funziona è obsoleto. Ed è stata la nostra forza in azienda. Cioè, se un prodotto funzionava, aveva successo, significava che era vecchio, era obsoleto. E questo ci ha permesso di cambiare costantemente, di fare sempre nuovi prodotti e quindi osare, rischiare costantemente. E questo ci ha portato a una crescita. Per fare questo serve un sistema, una cultura, un modo, uno spirito, una passione, un entusiasmo. Cioè serve un benessere che va oltre, non so come dire. Quindi è una cultura che un'azienda deve creare per innovare e per continuare a conquistare dei mercati attraverso, prima di tutto, i prodotti, i servizi. Ma se questo sistema, che parte dalle università, parte dalle scuole, parte dalla leadership che manca della politica, non è possibile, perché è come l'esempio di un padre nella sua famiglia. Non può chiedere ai figli quello che è il padre che non dà come esempio. Quindi per noi Italia, non avendo la leadership al vertice, è impossibile, perché i nostri collaboratori non seguono noi, ma seguono chi guarda la televisione. Quindi i riferimenti, i modelli di riferimento, non sono quello che dico io con i miei o quello che dici tu nel tuo team, ma i modelli di riferimento sono chi fa presto, chi è furbo, chi salta gli ostacoli, chi ottiene senza sforzo. E quindi perché i miei collaboratori dovrebbero fare lo sforzo? Ci puoi dare un esempio concreto di un'azienda come la tua, che è cominciata a Cesena, quindi non in campagna, in campagna a Cesena, quindi in un posto che magari era poco conosciuto, no? Chi viene in Italia non è che va a Venezia, Cesena, Roma, Firenze, no? Allora, quindi guarda, hai cominciato valorizzando il territorio. Il problema non era tanto stare a Cesena, che sono contento di essere romagnolo, anzi. Il problema era vendere la birra ai tedeschi, perché per un italiano fare attrezzi da ginnastica 20 anni fa era come vendere la birra ai tedeschi, perché gli americani hanno inventato il settore. Quindi noi abbiamo dovuto, come dire, esattamente il contrario di quello che ha detto Santo Versace della moda. Esattamente il contrario. Cioè, quindi abbiamo fatto una fatica doppia. È stato come correre su un tapis roulant con uno zaino pieno di pietre, perché dovevamo prima di tutto, come dire, creare la credibilità del prodotto sistema paese, non tanto quello che oggi leggiamo sui giornali, ma quello che la tradizione del nostro settore era totalmente inesistente. Però è possibile, è possibile, è possibile. Questo è l'unthinkable, come lo chiamano gli americani, cioè è possibile realizzare sogni più grandi di noi, ma serve la passione, Alessio, serve la passione, serve il cuore, serve la fiducia. Su questo non c'è dubbio. È oggi l'ingrediente, cioè non ci sono delle formule magiche. Ma ci puoi dare un esempio concreto di come nel far crescere la tua azienda in questi anni sei riuscita ad andare oltre problemi pratici? Abbiamo sentito Petrolo che diceva che ci sono degli imprenditori che hanno aspettato un anno per avere un cambio di destinazione d'uso di un determinato ufficio o determinato edificio. Ci sono imprenditori che si lamentano che dopo aver prodotto qualcosa non riescano a spostarlo di 50 km perché manca un casello, oppure c'è una tangenziale bloccata. Ecco, ci puoi dare tu un esempio concreto di come, quando ti sei trovato di fronte all'ostacolo, invece di sederti e dire vabbè, il sistema mi è contro, che devo fare? Ma guarda, partendo da quello che sta succedendo quest'anno, noi 2012-13 l'azienda nostra ha registrato i più alti investimenti della storia in proporzione al fatturato, quindi abbiamo cercato di, come dire, cogliere il momento più difficile
per fare gli investimenti più elevati. Quindi in qualche modo, non so, una sorta di andare contro a quello che poteva essere anche un pessimismo, una difficoltà interna, i collaboratori, il budget, i bonus. Io dico, ragazzi, il budget non serve a niente. La grande creatività della nostra impresa si è espressa quando non avevamo il budget. Più soldi dai ai collaboratori, meno ricevi da un punto di vista della creatività, non so come dire. Quindi il budget è un alibi. Allora noi abbiamo detto, il budget non esiste più, facciamo investimenti che vanno oltre, e questo è un esempio. Abbiamo rinnovato tutta la gamma prodotti nel 2012-2013 e noi nel 2014 ci presentiamo al mercato con una gamma interamente nuova. Ma andare oltre significa anche, noi abbiamo fatto il Technogen Village, il primo wellness campus al mondo, che è molto di più di una fabbrica, perché c'è un'università, perché dentro si vive un'esperienza wellness, perché abbiamo creato un luogo di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, nella produzione interamente fatta a Cesena, eccetera, quando abbiamo dovuto aspettare quasi 7 anni per avere i permessi, e l'abbiamo realizzato in 2. Allora mi sarei potuto fermare. Cos'è cambiato? In questi 7 anni cosa hai perso? Hai perso tempo, hai perso denaro, hai perso opportunità? Allora io dico sempre che i miei collaboratori che vivono negli Stati Uniti dicono, se Technogen fosse nata e cresciuta negli Stati Uniti sarebbe molto 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 più grande. Poi magari sarà anche il contrario, forse, non si sa. Cioè, che sia più difficile fare imprese in Italia lo sanno tutti. Però, ragazzi, smettiamo di parlare di sta roba. Non facciamoci prendere da questo pessimismo. Basta, 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 basta. Ma basta il cuore? Basta il cuore, basta la capacità anche di saper motivare i propri collaboratori, la capacità di dire io vado avanti intanto comunque. Intanto io sono imbarazzato ad essere qua a dire delle cose, perché ci sono persone ben più brave del sottoscritto, quindi già faccio fatica a dirlo ai miei, non so come fare a dirlo ci a voi. Ci sono anche molti imprenditori che mettono il cuore eppure non riescono a raggiungere gli obiettivi, però, perché non basta il cuore. Sì, ma ho capito, adesso non ironizziamo, sappiamo bene cosa significa. Allora, io credo che una cosa per tutte, una, gli uomini, le persone, la squadra. Io sto dedicando, non dico tutto, quasi tutto il mio tempo per la squadra. Senza gli uomini non andiamo da nessuna parte. Senza le competenze, senza la motivazione, senza la leadership, senza i valori prima di tutto, quindi l'approccio, l'ascolto al cliente, la capacità di stare sul mercato. La seconda cosa è che ci sono delle opportunità straordinarie in giro per il mondo, che in questo momento bisogna cambiare la nostra agenda di noi imprenditori e dei nostri collaboratori. Bisogna parlare di Messico, bisogna parlare di Colombia, bisogna parlare di Nigeria, bisogna parlare di Angola, bisogna parlare di Malesia, Indonesia, Filippine, non sempre di Cina, India. Cioè, parlare del Brasile è vecchio. È chiaro che ci sono anche dei paesi come gli Stati Uniti, per esempio, abbiamo visto i dati, che hanno già sdoganato in qualche modo questo pessimismo, pur avendo i conti in casa non buoni, ma il consumismo è già ripartito. Perché tutto quello che noi imprenditori facciamo passa attraverso un tema, che i nostri clienti comprano i nostri prodotti. Quindi dobbiamo fare degli ottimi prodotti, migliori dei nostri concorrenti, con dei servizi, puntare all'unicità. Devono essere unici. Io ai miei collaboratori dico, non mi dire sempre anche noi, anche noi, anche noi, perché quando vanno a vendere cercano sempre i prodotti che noi non facciamo e hanno la scusa per dire non vendiamo perché non abbiamo quello, quello, quello. Se tu mi dici sempre anche noi, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo dire solo noi, non anche noi. Quindi significa essere unici, significa essere diversi. Ma poi non ci sono le formule, capisci? Cioè, tutto passa attraverso una cultura. Io credo che in una sola parola, che questo vale per un'azienda come per un paese, sia la cultura. Dobbiamo rimettere al centro la persona, rimettere al centro il suo benessere, il suo wellness, quindi significa metterli in forma. Mi verrebbe da chiedere quanti di voi fate attività fisica, per esempio, perché io, quanti di voi fate attività fisica? Alzate la mano. Alessio, quanti sono secondo te? No, non tantissimi però, direi. Ora io sono i fari per contro, fortuna, quindi... per fortuna sono pochi. Sarà mica che il tuo settore è in crisi. Sarà mica che il tuo settore è in crisi. Senti, 30 secondi rapidamente. Fornitore ufficiale di 5 Olimpiadi, quindi 10 anni circa. Quindi lavori molto con l'estero, all'estero. A me chiedono sempre che si dice all'estero dell'Italia. A te che ti dicono?
sono pochi, 20 cosa, secondi, cioè, però... Vedi, sempre la stessa domanda. Allora, ma è una domanda che non trovo mai risposta. Lo so, ho capito, ragazzi, però... Allora, dell'Italia vorrebbero tutti venire a vivere in Italia. Tutti, ma dico tutti, nel mondo, e avete anche voi testimonianze, a tale riguardo ci invidiano. È il paese più bello, ci sono le imprese, i brand, le cose più interessanti. Ma è possibile che ci meritiamo sta roba qua? Allora, io questa domanda gliela girerò fra un poco a due sindaci che magari ci vogliono tirar fuori da questa roba qua. Grazie Nero Alessandri. Grazie, fate ginnastica.